Allora, in compagnia del dottor Marco Lorenzoni, che nel suo brillante intervento insieme agli altri relatori ci ha portato un po' all'interno del mondo della sana e corretta alimentazione, almeno in questa prima parte di mattinata di convegno. Adesso, in attesa dello svolgimento della seconda parte, chiediamo al dottor Lorenzoni di Latte Sano di riassumere un pochino quello che è stato il suo intervento. Sana e corretta alimentazione è il punto focale di quello che è il concetto più importante, quello della salute pubblica. È una battaglia che abbiamo portato avanti a lungo con la dottoressa Benedetti e che parte naturalmente dall'origine della materia prima. Questo convegno è stato un'ottima opportunità in realtà per portare avanti una campagna informativa che con la dottoressa Benedetti stiamo facendo oramai da anni, e è stato anche un ottimo trampolino per presentare a tutti quanti i telespettatori e comunque agli illustri persone che ci hanno preceduto nelle relazioni e anche le persone che sono intervenute a questo convegno, le novità che legislativamente fortunatamente ci assistono in questo percorso. Finalmente un decreto sulla tracciabilità dell'origine del latte, sull'etichettatura dei prodotti a base di latte, sul latte, in particolare sul latte a lunga conservazione, il latte alto pastorizzato.